Da circa la seconda metà dell'Ottocento la Maddalena è stata una forza forte militare di fondamentale importanza, vista la sua posizione a centro sul Mediterraneo. Questa nello specifico risale alla Seconda Guerra Mondiale ed era un caseggiato dove alloggiavano dai 6 agli 8 soldati che montavano di guardia su una vedetta che c'è qua dietro. Questa vedetta, insieme a tutte le altre che costellavano appunto la costa dell'isola di Caprera di Maddalena e anche dalla costa nord-orientale sarda, servivano appunto ad avvisare le truppe italiane, alleate, lo sapete, con l'asse con il Giappone e la Germania, nel caso di un eventuale sbarco di alleati. Poco più avanti, e lì è il punto più critico, più difficile, c'è una cisterna che raccoglieva l'acqua piovana che scendeva appunto durante le piogge ed era l'unica acqua che potevano utilizzare i soldati, perché qui non ci sono sorgenti naturali così importanti da poter dissetare un esercito durante tutto l'anno. Altra cosa, avete visto e stiamo siamo immersi in questo tipo di roccia che si chiama granito. Che cos'è il granito? Il granito è una roccia che tecnicamente si dice magmatica intrusiva. Che vuol dire? Magmatica vuol dire che si forma dal raffreddamento del magma, ma intrusiva all'interno della crosta terrestre. Cioè tutto quello che noi vediamo ora, milioni di anni fa, era ricoperto di altra roccia che nel tempo è stata erosa e quindi è venuto fuori questo. Quali sono i componenti di una roccia del granito? Una roccia è costituita da un insieme di minerali. I minerali sono quello più biancastro, si chiama quarzo, e se ci avete fatto caso, passando ogni tanto si vedeva questa striscia bianca su una roccia del genere. Quello era un filone di quarzo, cioè silice, alluminio e ossigeno, CO2 è la formula chimica, che ha avuto tempo di cristallizzare e prendere quella forma, formando dei minerali molto grossi rispetto a quelli più piccoli che troviamo in questa roccia. Quello più rosa è il felspato, nello specifico K-felspato, cioè felspato potassico. Quello grigio è plagioclasio e poi i puntini neri che sbrilluccicano sono dei minerali che si chiamano, appartengono alla famiglia delle miche e possono essere o la biotite o la muscovite, sono fillosilicati, cioè sono praticamente dei minerali fatti a foglie fine una sull'altra che appunto sembrano delle foglie, quelli che brillano se prendiamo una roccia e la facciamo ruotare, quindi facciamo incidere la luce del sole con inclinazioni diverse. Basta così, proseguiamo per quanto riguarda la vegetazione, anche perché stiamo attraversando questo territorio che è caratterizzato dalle piante, oltre che dalla roccia, ma di quello ve ne parlo dopo. Che piante sono? Sono le piante tipiche della macchia mediterranea. La macchia mediterranea è quella formazione vegetale che è appunto tipica delle coste che si affacciano sul mar Mediterraneo. Qui in questo preciso momento e in questa zona, che è diversa da quella che vedremo poco più avanti, troviamo prima di tutto quest'albero che è l'erica arborea. Troviamo un lilatro sottile, qui c'è il lentisco e qui c'è questa pianta che, se strusciate le foglie senza staccarle però, ragazzi, perché sembra una zona protetta, se voi passate le dita qua, strusciate un pochino, sentite un odore particolare. Questa pianta è la pianta del mirto. Il bello è che dopo la mettono su di salita. Lo sappiamo. Bello. Cioè, si però scende, però ce l'abbiamo vista. Subito, anche perché fatta questa parte c'è proprio un pezzettino di sentierino e siamo in spiaggia. Quindi siamo tutti due. Sì, ok, dai, andiamo. Poi deciderete se riuscite. Basta andare col tendilino, ci sono due calette laterali, una di ciottoli che dove è fatto un sentierino che sale e poi scende sulla scheda, quindi arrivi in alto e parli da là. Mentre nell'altra laterale si chiama Calio, la di bronzarti, per le passi sì, guarda come diventa una 6 su questo. Next to me, I am.
waiting patiently for you to make up your mind.